scusa, una nota piccolissima a margine, volevo ringraziare della presenza Loris Campetti, grandissima firma del manifesto, che sarà con noi, grazie. Allora, sulla questione della sperimentazione oltre il pubblico e il privato, credo che non è la serata adeguata, ma se ci sono dei soggetti che diciamo ci stanno ragionando da parecchio tempo, tra questi soggetti ci siamo anche noi, insomma, oltre al fatto che c'è un premio Nobel che ha scritto un libro su come governare i beni collettivi oltre il pubblico e il privato, che consiglio, visto che la prefazione italiana ha anche un passaggio sulle regole cadoline interessanti. Vabbè, ma al di là di questo, entrando proprio nel vivo poi delle questioni, abbiamo capito alcuni passaggi che l'amministrazione sta facendo. Prima di tutto la ricognizione, che ovviamente sappiamo della necessità di prendere in mano quei 38.000 metri quadri di cui penso che il comune, visto che era demanio militare, ben poco sappia in questo momento, anche dal punto di vista delle reti elettriche, fognarie e quant'altro, e su questo ovviamente capiamo la necessità, insomma, di questa ricognizione. Non siamo noi ovviamente stupidi di non capire questa cosa. La questione è politica, sulla questione relativa al cambio di destinazione, uso alla variante, diciamo, urbanistica. Siccome questa cosa ha dei tempi rilevanti, è necessario, quello che chiediamo noi all'amministrazione comunale è di mettere in atto questa variante il prima possibile, perché tutte le procedure che il sindaco ha descritto hanno necessità di tempi, hanno necessità di una discussione politica nel consiglio comunale di questo comune, anche nella maggioranza, perché, e questo è il nodo anche, no? Sappiamo della volontà del sindaco in particolare di promuovere questo progetto, lo abbiamo capito anche stasera. Ovviamente non è un uomo solo al comando, questa discussione sulla variante deve essere posta, cioè è necessario che l'amministrazione comunale e la maggioranza di questa amministrazione insieme discuta su questa cosa e porti avanti questo iter, perché sennò noi ci ritroveremo fra un anno alla seconda / terza assemblea pubblica di nuovo in questa situazione. Quindi è necessario che spingiamo non il sindaco, che sappiamo che su questa proposta c'è, ma l'amministrazione comunale nel suo complesso, la maggioranza nel suo complesso, a prendere in mano questa questione e metterla tra le priorità, perché riconvertire quell'area in una cittadella del terzo settore, cioè secondo noi darebbe un immaginario a questa città nuovo, la sprovincializzerebbe e soprattutto, come dire, metterebbe in circolo una serie di potenzialità latenti di questo territorio che secondo noi là dentro potrebbero essere valorizzate. Per cui quello che chiediamo, se dal punto di vista politico, è di prendere in mano questa questione. Non la chiediamo al sindaco, perché il sindaco so che c'è, sappiamo che c'è, lo chiediamo al resto dell'amministrazione comunale, che non so nemmeno se sappia della questione. Quindi è necessario che l'amministrazione, insomma, discuta dentro gli ambiti preposti di questa cosa, perché la variante urbanistica, visto che c'è la volontà di fare questa cosa, si può iniziare a farla. Sulla questione degli spazi comuni credo che si possono trovare, discuteremo anche lì sulle soluzioni, ma credo che anche il fatto che le realtà che ci entreranno là dentro possono trovare anche forme, insomma, auto-organizzate di gestire quella realtà, visto che ci sono anche realtà nella città del Cune, sindaco, insomma, in grado di fare queste cose, e quindi, insomma, dal punto di vista politico questa è la richiesta. Dal punto di vista tecnico per noi è necessario sostanzialmente continuare sui lavori all'interno, quindi abbiamo la necessità che questo progetto di sussidiarietà vada avanti, ma su questo c'è la disponibilità del comune, abbiamo la necessità di avere un po' più libertà di fruizione dei luoghi, ed era la proposta che forse Piso non è riuscito, che deve sempre un po' zigogolare. Sostanzialmente abbiamo bisogno delle chiavi per poter entrare dentro e avere la libertà durante la settimana e non soltanto quando abbiamo finito di lavorare, di poter accedere e cominciare a
ristrutturare quei luoghi, perché già possiamo fare sostanzialmente delle iniziative di ristrutturazione all'interno, come l'abbattimento di alcuni muri che non sono portanti, che non arrivano neanche al soffitto, eccetera, cominciare a ripristinare alcune zone della casa prima che vadano in degrado, perché abbiamo fatto già un intervento sulla grondaia per evitare che l'acqua, insomma, distruggesse la parete esterna, eccetera. Quindi abbiamo la necessità sostanzialmente di avere le chiavi e da lì poi continueremo con i lavori di sostenibilità. E poi il prima possibile il tavolo tecnico. Il tavolo tecnico non è una banalità per noi, perché ci permette di avere, come dire, una cognizione, una complessità maggiore su quella che è l'investimento da fare all'interno. Perché noi in questo momento abbiamo un'idea generale, gli architetti che hanno visto i luoghi ci hanno detto qua dovete fare così, qua dovete fare colà, ma siccome ci sono anche delle problematiche di allacciamento, per esempio, adesso non lo so, però la rete fognaria, eccetera, abbiamo bisogno, insomma, di una possibilità di avere un colloquio con gli uffici tecnici più agevole, in modo tale da avere un quadro e su questo quadro costruire anche un piano finanziario dell'opera, perché ovviamente questo ci tocca, insomma, sappiamo e siamo anche, abbiamo anche, come dire, la capacità di sostenerlo, però se non abbiamo la disponibilità di parlare direttamente con i tecnici, anche lì nel posto, di confrontarci, difficilmente riusciamo a trovare queste soluzioni. Per cui dal punto di vista politico vi chiediamo di accelerare questo cambio di destinazione d'uso, questa variante, dal punto di vista tecnico di metterci insieme a lavorare già con i tecnici competenti, insomma, queste sono le due e le chiavi che ci sembrano una roba già che possiamo così mettere a servizio la nostra mano d'opera precaria, intermittente. Buonissima chiosa su due questioni che ha sollevato il sindaco Massaro e che secondo me sono di interesse anche rispetto all'area. L'area, forse l'avete un po' capito, sono 38.000 metri quadrati, è composta effettivamente da una vera e propria strada, una via percorribile con due carreggiate e ha due piazze sostanzialmente, per dare un'idea ai lunesi, per tutti i forcalori scampetti, la dimensione della piazza più grande è ben più grande di Piazza delle Erbe, tre volte Piazza delle Erbe, due metri quadri, e quella più piccola è più grande anche quella di Piazza delle Erbe, si avvicina allo spiazzo che c'è davanti al teatro. Sollevava la questione degli spazi comuni. Beh, secondo noi la cosa degli spazi comuni, pensiamo che in una zona del genere, e avanziamo anche questa proposta, la 3A, è quella di avere una gestione come si ha delle piazze del comune, perché le potenzialità di avere uno spazio di aggregazione per costruire iniziativa fuori dal centro, fuori dall'abitato, fuori da quelli che raccolgono le firme ogni 5 minuti, in quella zona lì dove poter costruire l'iniziativa sarebbe, abbiamo sentito nell'area, ma ci teniamo a dire almeno la nostra contrarietà sul fatto che magari gli spazi comuni vengano gestiti da una cooperativa a sé, che ci sembrerebbe come se il comune cedesse uno spazio neanche coperto a qualcun altro in gestione, secondo me può gestirlo tranquillamente il comune. Rispetto invece ai 18 progetti che ci sono sull'area, beh, noi ci tenevamo anche stasera a dire che noi non abbiamo, invece quella no, la supponenza di essere meglio di qualcun altro. Noi abbiamo presentato un progetto che ha delle peculiarità un po' diverse magari rispetto all'associazione Scacchi, che ha tutta la dignità, tanto noi, di esistere al mondo. La cosa che diciamo è che noi, avendo visto lo spazio, abbiamo visto l'esistenza del palazzo, lo stabile principale della caserma, è uno stabile che avrà all'incirca 80 stanze di 5 metri per 4 a occhio e croce, che erano le vecchie camerate, che abbiamo fatto un po' di conti, cavolo, potrebbe ospitare tutte le associazioni di Belluno nello stesso momento, sotto lo stesso tetto, che fanno attività nello stesso momento. Questo per dire cosa? Questo per dire anche che secondo noi anche chi chiede spazi, e ce ne sappiamo, è atavico il problema degli spazi a Belluno, secondo noi è il momento giusto che inizi a cooperare, magari a costruire progettualità, perché abbiamo visto che si può fare, ecco. Allora, anche rispetto poi al bando, perché è qui che volevo andare a parlare, noi non ci spaventa un bando, l'importante è che non sia un bando esclusivo, soprattutto di formule come la nostra, che non rientrano nella classica associazione che può mettere la tessera degli iscritti.
questo noi non lo siamo, noi abbiamo fatto il lavoro contrario, noi siamo un laboratorio politico e sociale che ha la capacità di costruire questo tipo di attività, ci conoscete, insomma, sapete cosa riusciamo a fare e tra l'altro con i soggetti nuovi secondo me si riesce a fare molte più cose, però noi gli diamo un soggetto utile a una stipula di un contratto a posteriori, al lavoro opposto a quello su cui di solito si basa un bando. Perciò io vi chiedo un po' di attenzione, ecco, questa ve la chiedo, quando poi andrà costruito il bando, perché un bando può essere, può escludere solo scrivendo il numero degli iscritti e già automaticamente esperienze complesse come quella di questa sera, come questa assemblea e come tutte le altre che facciamo, sono difficilmente racchiudibili dentro quello spazio lì. Noi siamo disposti a costruire quello che volete, però dateci la possibilità di farlo. Io direi, se non c'è un'altra replica da parte dell'amministrazione in merito alle ultime sollecitazioni, sì, benissimo. Ma, proprio due cose al volo, no, per dire la questione delle, semplificata in la questione delle chiavi, questo verifico io credo che sia un problema superabile, credo, devo fare le verifiche, si tratta di sapere, probabilmente l'unica necessità che noi abbiamo è che via via ci siano le richieste di autorizzazione per attività di carattere di sussidiarietà con i soliti nominativi, con i soliti quando si fanno, come, queste cose qua, poi la presenza fisica io non credo che sia un problema, mi riservo però ovviamente di verificarlo perché potrei naturalmente sbagliarmi. Sulla questione invece del cosiddetto tavolo tecnico, questo è legato alla famosa ricognizione che stiamo facendo, che non è per niente agevole, ma insomma stiamo cercando di... E io ho chiesto anche proprio in previsione di questa serata, ho chiesto un'ulteriore accelerazione su questo, eravamo oggi con l'assessore Tomasi proprio di accelerare questo aspetto, quindi cercheremo anche questo di agevolarlo. La questione politica non c'è su questo aspetto qua, è diciamo il recupero della scuola e della caserma Piave. È un progetto conosciuto da tutti, quindi non è una novità, che lo sanno tutti, non ci sono criticità particolari, ne abbiamo già parlato, ne riparleremo sicuramente. Per la verità la questione della variante urbanistica è già affrontata dagli uffici, quindi non è che siamo all'anno zero, è già, ripeto, è una pratica bella corposa, bella lunga, ma non è un qualche cosa che inizierà a dicembre, insomma, ecco, questo, da questo punto di vista qua già ci siamo, insomma. Questo non per dire che è tra le novità del prossimo consiglio comunale che abbiamo letto nei giornali, no? Abbiamo letto che no, se questa cosa si può accelerare siamo a 7 mesi e 29 giorni da oggi e quindi appunto apriamo il dibattito tra virgolette, però con la raccomandazione, la premura di stare focalizzati sull'argomento. Qui è stato presentato un progetto ben preciso e ci sono state delle risposte abbastanza precise da parte dell'amministrazione, quindi pregherei di non porre l'attenzione sulla necessità di spazi nel comune di Belluno, che è una necessità che tutti ben conosciamo, altrimenti non saremo qui. Quindi la parola a voi. Ma io non ho capito una cosa. Si è parlato di 18 associazioni che hanno fatto la richiesta. Non ho capito se rispetto a questi spazi o rispetto allo spazio totale di altri spazi fruibili all'interno di quell'area. E mi permetto di dire una cosa. Sicuramente bisogna avere l'attenzione anche per gli altri, però io ho avuto modo di operare in ambito di volontariato e mi sembra che di spazi in giro ce ne sono, ci sono sicuramente delle associazioni che possono avere delle sofferenze, però ho avuto anche occasione di andare a chiedere in giro finanziamenti e vedo che per certi tipi di associazioni i finanziamenti ci sono, per altri no. Credo che quello che manchi a Belluno sia proprio lo spazio laico, quindi se all'interno di tutti quei metri quadri uno spazio viene riservato a questa parte del sociale,
credo che sia solo una questione di giustizia che viene a essere sanata, perché perlomeno io parlo come genitore, sono una persona che ha sempre pagato le tasse, che ha sempre lavorato, e credo che anche i figli di chi come me è laico e ragiona in un certo modo devono avere degli spazi, soprattutto in questo momento storico in cui c'è veramente bisogno, come diceva lei signor sindaco, di spazi di sperimentazione. E credo anche che in un'area così vasta, anche se ci sono realtà diverse, questa non può essere altro che una ricchezza per imparare a convivere e a non dare giudizi morali che sono semplicemente delle categorie vecchie e che sono superate da molto tempo, anche se dentro la nostra testa ancora non sono state superate. Io credo che ci sia proprio il bisogno di sperimentare, di mettere in pratica modi nuovi di convivenza, perché noi ci preoccupiamo magari di convivere con gli extracomunitari e non siamo in grado di convivere fra di noi. Se ce ne sono ulteriori, e poi diamo spazio alle eventuali varie risposte. Nessun altro intervento? Sì. Mi rivolgo al sindaco sostanzialmente, perché avendo raggiunto ormai l'età della maturità, mi preoccupa la risposta e le risposte che ha dato lei, signor sindaco. È vero che non è un uomo solo al comando, ma ormai sembra proprio che ci sia un uomo solo al comando un po' dappertutto, perché le leadership, no, nascono in virtù del fatto che il sindaco vince le elezioni e in relazione a questo nomina assessori e nomina incarichi di vario genere, e tutto ruota attorno alla personalità del sindaco. Allora, mi piacerebbe tanto che una volta tanto anche a Belluno ci fosse un sindaco che avesse un po' di coraggio, e mi... un po' di coraggio anche nel senso che diceva la signora poco fa, e cioè che gli spazi sociali che ci sono a Belluno sono relativamente modesti, e se ci fosse un'iniezione di un po' di anticonformismo rispetto a quel pensiero unico che ormai ci travalica trasversalmente in tutte le trasmissioni, in tutti i partiti, in tutti i politici, eccetera, per cui il paradigma è: siccome non abbiamo soldi non possiamo fare niente, siccome non abbiamo soldi facciamo morire tutti. Il motivo per cui non andiamo d'accordo con gli extracomunitari è, secondo me, è il contrario, cioè non andiamo d'accordo tra di noi, quindi non ci sappiamo rapportare collettivamente e soggettivamente rispetto a un diverso, e conseguentemente quello che viene dal profondo sud è evidentemente che è molto più diverso di un bianco che comunque ha possibilità di incontrare in un piazza o in qualsiasi altro posto. Cioè, non vorrei che tutta la prassi burocratica, che pure è vero esiste, non sia poi il motivo di fondo per non dar mai inizio a un progetto e a un programma, quel che sia. Tutto là. Seconda sollecitazione rivolta all'amministrazione, direi se c'è un'altra rivolta a loro, e in seguito magari diamo spazio a ulteriori chiarimenti sul progetto. Parola al sindaco allora. Sì, grazie. Ma allora partiamo da un dato. Noi abbiamo all'incirca, adesso non mi ricordo più, erano 120, adesso sono un pochino meno, ma insomma, associazioni che oggi sono in lista, tra virgolette, attesa con del comune di Belluno per avere una sede dove svolgere le proprie attività. Sono associazioni che hanno le più disparate finalità, sono da quelle sportive a quelle che operano nel sociale, a quelle ricreative, a quelle ai dopo lavoro, c'è di tutto ovviamente, però sono numerose, hanno le loro caratteristiche, sono associazioni, quindi sono luoghi comunque dove noi cittadini facciamo attività perché riteniamo giusto o perché ci piace farlo, ed è ovviamente un tema che
che non può non interessare un'amministrazione comunale, che ovviamente deve cercare laddove possibile, laddove non sia in contrasto con qualche cosa di negativo, ma laddove non sia negativo ovviamente deve preoccuparsene e cercare di risolvere il problema. Allora, le 18 associazioni, mi pare che siano 18, 16, mi pare 18, che hanno manifestato l'interesse, ma hanno manifestato interesse dicendo voglio questo o voglio questo o voglio quest'altro. Hanno manifestato interesse dicendo so che c'è un ragionamento sulla caserma Piave, sappiate che anche noi potremmo essere interessati a un'operazione di questo genere, teneteci in considerazione perché un domani, se volete, studiamo insieme e vediamo che cosa possiamo fare. Questo riguarda sostanzialmente tutte le associazioni, salvo la Casa dei Beni Comuni, che avrebbe individuato il suo stabile, eccetera, l'associazione Albini, che aveva già individuato il suo stabile, e la Valbelluna Emergenze, che aveva già dato un'occhiata su uno stabile, anche questa, perché la Valbelluna Emergenze lo fa per, diciamo, fare il ricovero degli automezzi, sostanzialmente delle ambulanze, che oggi è in affitto ovviamente presso privati e vorrebbe creare una sede con le sue ambulanze, ma insomma questo ve lo spiegava per un'emergenza, casomai non io, e loro quindi hanno guardato alcuni spazi ovviamente che possono essere prevalentemente di ricovero per, diciamo, per autoambulanze. Detto questo, è evidente che l'utilizzo degli spazi della caserma Piave viene fatto sulla base, da un lato sulla base delle necessità che l'associazione esprime, dall'altro sulle strutture di cui il comune dispone, che quindi può mettere a disposizione, terzo fattore sulla base della sostenibilità dell'operazione che ci viene proposto, perché abbiamo detto prima, se facciamo un'operazione di recupero di questi spazi, evidentemente dobbiamo anche assegnarli a coloro che sono in grado poi dopo di recuperarli, perché altrimenti li teniamo bloccati tanto quanto prima e siamo al punto di partenza. Quindi bisognerà vedere, quando io dicevo prima ci sono state tante manifestazioni di interesse, poi però lo stato di questi immobili non è così eccezionale, e bisognerà poi vedere sul campo se ci sono, se tra queste associazioni tutte sono in grado di riuscire a poterle recuperare, perché ci vogliono soldi, manodopera, tempo, forze, progetti e altre cose. Quindi non sono così convinto che tutti questi soggetti abbiano poi queste capacità. Sulla questione del recupero degli spazi come fatto importante per la città di Belluno, io non posso che dire sì, sono d'accordo. Sono in corso vari progetti di recupero degli immobili del Comune di Belluno, di spazi del Comune di Belluno, certo con una certa parsimonia e lentezza rispetto al passato, quando i soldi ce n'erano di più, oggi ce ne sono di meno, quindi è più difficile, ma la scuola di Ozzis è sostanzialmente recuperata e quindi verrà utilizzata per spazi, appunto, come si diceva prima, per associazioni, per volontariato, per progetti anche che vanno al di là del solo volontariato e associazioni, ci abbiamo in cantiere alcuni anche interessanti. Parte il recupero nei primi mesi del 2014 della ex scuola di Lerico, sta partendo un intervento migliorativo della attuale scuola di Modolo, anche questo per poterli ovviamente rimettere a disposizione delle frazioni, dei paesi, delle associazioni, eccetera, eccetera, e parte un tentativo complesso e ambizioso di recupero della caserma Piave. Credo che questi siano comunque dei segnali rispetto al fatto che si cerca di andare in una determinata direzione, dove non è che ci nascondiamo sulla caserma Piave, si poteva anche dire di no, non è che, cioè, si poteva anche dire troppo complesso, un po' strano, un po' pericoloso, si poteva dire tranquillamente di no e dire di sì, che ne so, ormai agli alpini che sono presentati, noi quando sono arrivati avevano già il progetto definitivo sostanzialmente, e quindi si potevano fare determinate scelte. Le scelte sono invece quelle un po' diverse, un po' più in salita, un po' più ambiziose, ma credo siano le uniche scelte che noi possiamo fare, per le motivazioni che dicevo prima, che se non sperimentiamo, se non proviamo, se non ci mettiamo in gioco cercando le soluzioni alternative che non siano il solito schema, non si va da nessuna parte. Fare questo è non è un qualche cosa di accettato da questa amministrazione. Fare questo direi invece che è una scelta di questa amministrazione, che portiamo avanti, che porteremo avanti fino alla fine, sapendo che dobbiamo combattere con difficoltà di ogni genere, la più grossa delle quali, quando mi riferivo al tempo prima, il tempo è tiranno, ma perché è fortemente legato alla burocrazia.
che oggi è il rovescio della medaglia, è l'altra parte, diciamo, del problema, che si unisce alla questione dei soldi e che oggi penso che freni più dei soldi, perché le soluzioni, come dimostra il progetto che presentate stasera, ai problemi si trovano, dal punto di vista soluzioni al problema dei soldi in qualche modo soluzioni si possono anche trovare. I problemi della burocrazia sono quelli più difficili da trovare. Non vi nascondo che il problema della burocrazia oggi è diventato il top delle problematiche dell'ente locale. Questo non lo dice il comune, non lo dico io dicendo il comune di Belluno è un po' lento, scusateci, perché non è colpa mia, è colpa della burocrazia. Non è questo. Il problema è che questo problema riguarda tutti i comuni d'Italia, che se seguite i dibattiti dall'ANCI ai dibattiti che ci sono a livello nazionale, sostanzialmente oggi i comuni stanno in piedi praticamente per sbrigare pratiche di tipo burocratico, nel senso i soldi sono finiti e lo Stato al posto dei soldi mette nuove norme che riguardano solo adempimenti di carattere amministrativo che poi alla fine non servono assolutamente a niente. Cioè oggi se per una pratica un tempo ci voleva una persona, oggi ce ne vogliono tre, ma ne abbiamo meno di prima, e il bello è che non ci sono poi soldi per realizzare le opere. Per cui sostanzialmente questo è il vero snodo. Certo è che anche su questo si stanno cercando di fare dei passi in avanti. Faccio presente una cosa molto piccola, però penso che sia significativa. I progetti di sussidiarietà in comune di Belluno non si facevano, nel senso che c'erano delle pratiche che sono durate anche più di tutti. Vedete, qui dentro sicuramente c'è qualcuno che avrà avuto a che fare con situazioni di questo genere, ma ci sono alcune associazioni che hanno chiesto in via sussidiaria di potersi loro occupare di determinate manutenzioni, di poter fare determinati recuperi, e dopo un anno non avevano ancora avuto risposta dall'amministrazione comunale. Oggi, non so se potete testimoniare, io non ho seguito direttamente, ma credo nell'arco di un paio di settimane, di tre settimane, due, adesso non so quanto, ma penso che dal momento della domanda si siano le condizioni di poter dire ok, tieni le chiavi, vai a fare questa operazione e recupera. È una piccola cosa, però guardate che alla fine le piccole cose servono anche per notare quali sono le scelte di fondo. Beh, direi che arriviamo alla chiusura di questa serata su due cose. Intanto a tutti, fuorché il sindaco e l'assessore, chiaramente un invito, chiaramente perché questi progetti vivano e carichino anche, vi invitiamo a partecipare. Bisogna, faccio un discorso opposto a quello che faceva il sindaco, bisogna costringere gli amministratori a forzare la burocrazia, bisogna costringere gli amministratori a fare scelte sempre più coraggiose e sempre di sperimentazione. Per fare questo c'è bisogno anche di numero, di lavoro, di cooperazione, anche prima di accedere agli spazi. Perciò la costruzione di uno spazio sociale di solito inizia molto lontano dallo spazio sociale. Questo lo dico a tutti quelli che poi da questa sera in poi vogliono interfacciarsi con questo progetto, capire come funziona e darci una mano a farlo servire. Al sindaco dico yes we can, si può fare, ecco. Ci lasciamo così, secondo me le formule si possono trovare, e sappiamo che non ci sarà un'altra assemblea, consideriamo che ci sta 8 mesi a partire la pratica, perché appunto sono iniziati oggi, perciò avranno un termine. No, nel senso che poi dopo queste cose rimangono un po' aleatorie. Voglio un po' capire di fissare alcuni punti. Allora, primo punto, dall'amministrazione comunale non ci sono problemi dal punto di vista politico su questa progettualità, giusto? Perfetto. E questo già siamo a posto. Seconda questione, adesso si mette si verifica la possibilità di assegnazione, insomma, delle chiavi, perché così noi possiamo già iniziare a lavorare. Spero penso si verifica la possibilità, si verifica l'amministrazione verifica la possibilità di fare questa cosa, che faremo sempre attraverso progetti di sussidiarietà, volontariato eccetera, perché siamo assicurati, che è questa la posizione che interessa comune. La domanda del giorno è: da domani l'amministrazione comunale inizia a mettere in piedi la procedura politica relativa alla variante urbanistica? È già avviata. Sì. Benissimo, quindi i prossimi passaggi cosa comportano? Commissione? Prima c'è tutta la parte di, diciamo, gli uffici adesso devono redigere la variante, poi c'è il passaggio alla sovrintendenza, è un iter abbastanza corposo.
Terminata la parte, diciamo, istruttoria, questo passa in commissione urbanistica, quindi consiglio comunale, approvazione, pubblicazione per X giorni, non ricordo quanti sono, eventuali osservazioni, vicino di casa, poi lì non sono d'accordo per questi motivi, secondo passaggio in consiglio comunale, cioè, scusa, secondo passaggio in commissione, che quindi consiglio comunale, che risponde alle eventuali osservazioni oppure prende atto del fatto che non ce ne sono, pubblicazione nuovamente e un atto finale, se non sbaglio, della provincia, che comunque non è problematico. Comunque questo è l'idea del partito, quindi possiamo... Siamo alla parte dell'istruttoria, quindi hanno cominciato a fare lo studio, eccetera, i carteggi e quant'altro. Questo lo fa il comune a sue spese, perché non è una costosa, Poi c'è la questione del regolamento del bando, che mi pare di aver capito che è in fase attuativa. L'ultima cosa... No, voglio dire, in questo ambito la manifestazione di interesse della Casa dei Beni Comuni mi pare che sia chiara a tutti, che questa è una manifestazione di interesse, direi anche corposa. Voglio dire che l'abbiamo già provata, abbiamo il bando. Quando c'è il bando, noi l'abbiamo, per favore. Sia chiaro. E l'ultima cosa, la ricognizione sta andando avanti, giusto? E prima possibile chiediamo di interfacciarci con i comuni competenti per avere un quadro della situazione. Questa mi sembra un po' il riassunto della serata, non c'è altro, mi pare che...